ragazzi, volevate un gioco horror? Beh, eccolo qui. Quest'oggi proveremo Dread Out. Non so assolutamente che tipo di gioco sia. So solo che è un qualcosa di simile a Project Zero, che tra l'altro sto anche recentemente facendo su Wii. Quindi vedremo un po' come, che tipo di gioco sarà, perché io assolutamente non so assolutamente niente, perché voglio sapere niente, cioè voglio sapere da diretta cosa mi sta per accadere. So solo che utilizzeremo una specie di fotocamera, videocamera per combattere i fantasmi e nient'altro. Vediamo come procedo con questo gioco. Vai. Intanto proviamo il profilo. Vediamo un po'. C'è qualcosa che vibra. Sperando sia un cellulare. Ciao principessa, doveva risvegliarsi. Mamma, che brutto risveglio. Ci siamo risvegliati in un posto di merda, a quanto pare. Che cazzo è? Ok, ci possiamo muovere. Allora, vediamo i tasti. Allora, intanto WASD per camminare, Shift penso per correre. E infatti vediamo un po'. Ecco, tutorial. Ok, WASD per camminare, Shift per correre e per prendere gli oggetti, girarsi e fare una fotografia. Ok. Allora, tra l'altro questo gioco è una demo, perché il gioco vero e proprio uscirà entro il 2014. E tra l'altro potete scaricare appunto gratuitamente, il link in descrizione, vi metterò il link per poterlo scaricare anche voi, così potete provarlo. Intanto dobbiamo cercare che cazzo è che sta vibrando così. Cos'è? Foto di familiari. Ah, ecco là, è un cellulare, ok. È per prenderlo. Chi è? God, Linda, what took you so long to pick up? Where are you? Are you alright? We're all dying waiting for you to get here. Thank God, Linda, what took you so long? Where are you, right? Iniziamo male, si sente il battito del cuore, wow. Che cazzo è, vaffanculo? Oh cazzo, sono già i fantasmi già dall'inizio, faceva impressione quel cazzo di coso. Ok. Cellulare alla mano, adesso dovremo. Ok, col tasto destro si prende il cellulare. Ma. Ah, ok, col sinistro invece bisogna fare le foto, perfetto. Beh, diciamo che i tasti sono abbastanza comodi da utilizzare. Adesso che penso dovrei uscire fuori. Ok. Partiamo. Vediamo un po'. Qua non c'è niente. Ecco, allora già iniziamo. Se tu mi ti trovi lì all'angolo, qualcosa dovrà succedere, vero? Intanto se ne. Oh. Mi sono preso un colpo, ci da vivo. Ehi, diventa tutto buio. Cellulare. Ho bisogno del cellulare. Subito cellulare. Oh, muoviti! Allora, l'aveva pure perso. Ok, qui non c'è niente. Procediamo. Ehi, non fare la stronza, non sbucarmi all'improvviso. Non c'è niente. Qui è tutto chiuso, procediamo di qua allora. Non fare la stronza che mi appare all'improvviso, eh. Io non so se andare più o correre, perché ho paura che mi sbuchi all'improvviso. Lì c'è una fotografia di qualche bambina stronza. Ok, sinistra o destra? Ah, vaffanculo! Che colpo! Ok, cioè allora mi appaiono così all'improvviso. Aspetta, mi sono perso, non so più dove. Ah, ok. Allora proviamo ad andare a sinistra. Oh cazzo, oh, oh, oi! Ma ce l'ho sempre. Ma. S-
Sono morto? Allora devo correre sempre, ma dove cazzo sono finito? Devo fare una seduta spiritica? Dovrei correre verso la luce, penso. Vai verso la luce e oltre! Come diceva Buzz Lightyear. Non è proprio così, però vabbè. Allora. Avanti, fatti vedere. Dove sei? Eccoti. Ciao. Ti stai dondolando, eh? È sparito. Interessante. Di qua non posso andare. Aspetta, qua c'è... Qua c'è una porta. Ah, ok. Devo entrare attraverso il muro. Vediamo, vediamo, procediamo. Il problema è che quando ho il cellulare non posso correre. A proposito, che marca il cellulare? Manco l'ho visto. Irish Font. Che cazzo di marca? Ci sono due porte. Always there in my suit. Che cazzo significa? Non lo so. Si è aperta. Buongiorno, anzi buonasera. Che cazzo è? Un insetto, è abbastanza grande questo insetto. Ah, mi dà pure fastidio. Oh, hai rotto i coglioni. Che cazzo è uno scarafaggio? Ma se tipo ti fotografassi? No, non dà. Non mi lascio comunque il tempo di... Vaffanculo, me ne vado. Proviamo a chiudere la porta. Ok, ti ho fregato, fottiti. Allora, dovremmo esplorare questa casuccia. Qua c'è un'altra porta intanto. Il bagno. Chi c'è? Ehi. Non mi sbucherei da qua sotto. No, non c'è nessuno. Fortunatamente. Quello così è una cosa che si può prendere? No. Io canto perché? Perché questo gioco mette proprio una tristezza. Andiamo, andiamo di qua. Qua mi sa che non ci sarà neanche niente da prendere. Ci sono delle scritte che non si capisce niente. Proviamo di qua. Questa è una porta, no. Salve. Qua ci sono altre due porte. Questa non si può aprire. E questa sì. Basta che non c'è ancora. Che cazzo è? È un peluche. Perché qualcuno abbia attaccato un peluche così? Hanno impiccato un peluche così, tanto per... Io credo che qua deve succedere qualcosa, non lo so perché. Ma tipo non posso interagire con questo, no, no. Fotografarlo non serve a niente. Ok. Beh, direi di uscire a sto punto. Dobbiamo... Ancora tu, maledetta. Ma perché mi sbocchi così all'improvviso negli angoli? Che io non so cosa, manco cosa devo fare con te, se ti devo fotografare o no. No. Allora, procediamo molto lentamente. Ciao. Piacere, mi chiamo Nikki. Cioè sì, sono una femmina, però chi sta impressionando il personaggio è un maschio. Ciao. Tu non farei niente a me, vero? Devo premere. What are you doing here? Che cazzo ridi? Tu ridi, mi sto cacando sotto, infatti. Certo. Ah, devo premere.
No, you're not my friend. Sì. Ridiamo. Ecco, lo sapevo. Come on, follow me. No, not my friends. Dove vai? Dove stai andando? Ehi. Giotto qua dietro. È salita su per le scale, penso, oppure di qua. Mettiamo la fotocamera perché mi trovo meglio a camminare con la videocamera in mano. Sinistra, destra, alla sinistra. Qui c'è un altro bagnetto. Certo che i bagni, se qui è il Giappone, fanno proprio schifo i bagni così in Giappone. Ok, allora le porte che non si possono aprire si vedono, questo qua tipo non si può aprire, disegnate e basta. Quelle porte così si possono aprire. Che poi tra l'altro è già aperta. E se è aperta non va bene. Vaffanculo. Ah cazzo, la porta era. Oh. No, vai via, vaffanculo. Muori, stronza. Oh. E beh, non ho capito bene. E nei paraggi la sento. Non mi sbucare all'improvviso, eh. Un gatto nero. Porca miseria. Senti il fuoco della fassi? Non succede niente. Ciao bel vicino. Io sono un tuo amico. Non fare cazzate. Non fare cazzate. Ehi, che cazzo vuoi? Mi fai paura che ti avvicini così. Stai fermo. Sei fermato veramente. Che cazzo di occhi brutti che hai. Ti passo sopra? Ah, ti passo sopra. Ah, ma mi segue adesso. Ok, allora tu sei mio amico, credo. Ok, mi sono fatto un bel nuovo amico. Proteggimi tu, magari porti sfiga a questa stronza che la sento ridere. Pantura, cioè Rocky, che cazzo di musica ascolta? Sto fotografando cose a occhi. Chi stava qua dentro doveva venire proprio in modo depresso, cioè manco un mobile, cioè. Ma poi già il mobile sta qui. Provo a scendere di nuovo giù a sto punto. Ma io me ne vado con la fotocamera perché sennò qua. Ok, è qua giù perché sento. Allora io dovrei trovare la chiave per aprire qui. Eccola, mamma mia, proprio negli angoli. Ok, allora non fare cazzate. Io sono un tuo amico, ok? Adesso dirò che sono un tuo amico. Fotografia, cheese. Salve. Adesso ho la chiave per la porta. Perfetto. Mi sapete, vedi tipo un'ombra, come sono. Ok, andiamo. Io ti lascio lì. Poi se vuoi seguirmi, segui. Mi segui come il gatto. C'è una cazzo. Che cazzo è? Oddio. Temporale di merda. Fanculo. Tempo del cazzo. Ah, devo andare qui. Ah, ok, la candela mi stava indicando dove dovevo andare. Siamo in un cimitero, ragazzi. Che allegria.
che c'è? È un gabbiano? Oi. Io mi sento tante cose vicino qua. Mi sento tipo le presenze, non lo so. Mo si svegliano tutti morti e mi assaltano. Beh, io correrei qua perché ho poco di continuare a rimanere qui. A meno che non devo trovare qualche oggetto di qualcosa, qualche chiave. No, non penso. I cimiteri sono la miglior cosa che esiste, certo. Sto parlando, no, non so neanche che cazzo sto dicendo. Che cazzo è quella cosa? Che minchia è? Qua qualcuno si è divertito a creare questo specie di Slender, che cazzo è? C'è un fantasma, sento... Ehi! Perché la musica sta salendo? Che cos'è, no? Mi dovrei avvicinare, forse. Tipo qua una candela accesa e le altre no. So così, torniamo indietro, vediamo quella candela che stava all'entrata, vediamo se dovevi tipo prenderla. Intanto io ripasso in mezzo ai morti qui. Ma tipo in quella posta non è nient'altro che possa aiutarmi. Io provo a... Che cazzo è? Oddio! Che cazzo è? Oh porca puttana! Scappa, 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 scappa! Scappa! Che minchia è quella cosa? Ah, è tipo che stava appeso! Oh cazzo! Oh cazzo! No, 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 devo scappare! Scappa! Fammi bastare! Vaffanculo! Scappa! Sei incastrato, maledizione! Vai via! Vai via, vai via, sì, sì! Che cosa sono quei? E ora che cazzo dovrei fare? Maledizione! Che situazione di merda! No, forse devo fare... Ma ce l'ho dietro! Minchia, sono pure veloci! Ok, ma... Ma cosa cazzo sono? Sono tipo dei pupazzi enormi. Che occhi, dove torno indietro immediatamente. Non ti bloccare questa cazzo di tomba. Scappa, 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 scappa. Non ti fermare e non ti voltare soprattutto. Via, 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 via. Cosa dovevi fare adesso però? Datemi un indizio, cosa dovrei fare? Allora aspetta, io prima di tutto voglio provare a fotografare sta candela. Ma sono pure veloci ste merda. Ma quella casa non c'è più. No, 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 via, 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 via. No, no. E vaffanculo. Questo che mi si è attaccato al culo, quindi. Ecco, ecco. Ho capito, forse ho capito. Togli la telecamera. No, no. Gli ho fatto tipo del male, un po' mi sa. È morto? No, sta ancora lì. Gli ho tipo tolto qualcosa, mi sa. Come ho fatto? No. Forse del tipo dovevi scattare la foto mentre... Gli ho fatto qualcosa ma non so che cosa.
vediamo. Forse devo continuare a fare foto qua nei paraggi. Dove che non lo vedo? Muori, stronzo. Muori. Scappa. Spero sia così la vicenda, che dovevi continuare a fare il foto, quello cazzo. Sì, è morto. Ok, quello più veloce è morto. Ok, devo fare le foto a manetta allora. Adesso quello più lento. Si è accesa una candela, perfetto. Dai. Muori. Scappa. Ok. Una volta andato quello più veloce, quello più lento non è un problema. Muori. Dai. Perfetto, sì. Ce l'ho fatta. Tipo adesso si risveglia sto coso. Si accesa tutte le candele. Ora, immagino che dovrei fare la foto a tutte e tre le candele. Per farle spegnere tutte quante parallelamente. E infatti. Ed ecco tutto lì. Si muove l'occhio, oh cazzo. Che è successo? Che sta succedendo da dietro? Perfetto. Credo tanto che sia finita la demo. Subito continuo, infatti. Allora, a quanto pare quella tipa era nostra amica ed è successo qualcosa all'interno di questo posto. Vabbè ragazzi, la demo mi è piaciuta davvero tanto. Spero che di poterlo giocare completo questo gioco. Vi ricordo, in descrizione vi metterò il link per poter scaricare anche voi questa demo, perché è totalmente gratuita. E ragazzi, un'altra cosa che volevo dirvi è che tenete d'occhio il mio canale, perché a breve farò il video per i 500 iscritti e sarà qualcosa di veramente divertente. Nel frattempo guardatevi gli altri video, oppure guardatevi i video di gameplay che ho fatto dei giochi horror. Al prossimo video, bye bye!